Automobilisti sul piede di guerra. L'agronocerino sarnese nella morsa del traffico non è una novità, ma i disagi si sono accentuati da ieri con particolari difficoltà in via nazionale tra Nocera e Pagani per la presenza dei lavori di scavo in trincea per allacciare il supermercato Lidl alla rete elettrica dell'Enel. L'utenza invoca un piano alternativo del traffico veicolare in caso di emergenze per evitare il blocco del flusso veicolare per oltre mezza giornata. Non basta il senso unico alternato istituito nei pressi del cantiere. Durante l'ora di punta si assiste a scene di forte insofferenza degli automobilisti, tra clacson che suonano all'impazzata e lunghe code che mandano in tilt la mobilità nelle zone di confine tra le due città, da via nazionale fino ad arrivare all'uscita autostradale A3, per non parlare degli ingorghi in zona Cicalesi. Arriva anche qualche critica dal comandante della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, Giuseppe Contaldi, per il poco preavviso dell'inizio dei lavori, neanche il tempo di organizzare soluzioni alternative concrete per il traffico. Intanto, per alleviare i disagi, da domani i lavori proseguiranno nelle ore notturne. A garantirlo il sindaco Salvatore Bottone, dopo una riunione urgente con gli uomini della Polizia Municipale per venire incontro alle esigenze dell'utenza. I lavori dovrebbero durare altri 5 giorni. A fare eco al comandante della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, anche alcuni automobilisti inferociti. Occorre programmazione per ridurre al minimo i disagi legati alla chiusura di parti di carreggiata. È impensabile risolvere il problema con azioni singole. La soluzione può essere intrapresa solo con un lavoro di sinergia tra i comuni dell'agro nocerino sarnese. Il piano traffico intercomunale è l'unica soluzione possibile per risolvere il problema viabilità del comprensorio.